C'è un altro concorso a cui che c'è molto caro, il concorso DOC 2001, è un concorso per i documentari italiani, per questo dico che è molto caro perché è un genere su cui il festival è molto puntato. La giuria del concorso era composta da Alberto Farassino, Maria Martinelli e Paolo Cesar Saraseni, ha deciso di assegnare 3 menzioni speciali e suddividere il premio complessivo in denaro che era 30 milioni. Attribuisce i seguenti premi. Menzione speciale a Derivi Galizia di Pietro Balle e Monica Repetto per la riscoperta di un artista e personaggio straordinario e la ricostruzione di un mondo intellettuale da non dimenticare. Un'altra menzione speciale Estranei alla massa di Vincenzo Marra per l'atto di fiducia nel documentario come vero genere cinematografico. Menzione speciale anche a Valentina Pratita di Michel Beltrami e Ruben Rossello per aver portato a termine con intelligenza e partecipazione un'impegnativa ricerca di una realtà particolarmente difficile. Un premio speciale di 2 milioni e mezzo a Io arrivo da Giove di Luca Pastore, caleidoscopica descrizione di un mondo giovanile che indica al documentario una strada stilisticamente innovativa e, naturalmente ho sbagliato, ma non è ancora finito il momento, questo è qua. Poi c'è un altro premio speciale, sempre di 2 milioni e mezzo, a Un bel Ferragosto di Michela Gusperti e Maurizio Iannelli, fetta di vita in cui due protagonisti diventano i personaggi di una piccola grande tragedia estremizzando la nozione stessa di documentario, e poi il premio per il miglior documentario italiano, che quindi 25 milioni, che è il restante, va alla Tina Littorio di Gianfranco Pannone, grottesco, sconcertante ritratto di una realtà penetrata con sguardo e abilità da documentarista vero.